Fabri, sono Alex. Ho una domanda da farti. È meglio il triplo screen oppure il casco di realtà virtuale? Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e prima di iniziare vorrei ringraziare Alessandro De Luca per avermi posto questa domanda che mi rilancia un attimino a tutte le volte che mi avete chiesto: Fabri, cos'è meglio, tre schermi o il casco di realtà virtuale? E con l'occasione vi invito ad andare a vedere il suo canale perché è veramente simpaticissimo. Prima di darvi la mia opinione, di fare un po' un'analisi di quali sono i pro e i contro del casco di realtà virtuale e del triple screen, è bene prendere in considerazione alcuni parametri per potervi dare comunque un'opinione che si basi su qualcosa di concreto. Intanto cerchiamo di capire che cos'è il triple screen e che cos'è un casco di realtà virtuale. Allora, un triple screen non è nient'altro che tre schermi che sono messi orizzontalmente uno accanto all'altro e che offrono una visione panoramica che può raggiungere addirittura 180 gradi di visione panoramica, appunto, che viene a simulare quelli che sono i gradi di visione panoramica che ha l'occhio umano, che sono circa appunto 180 gradi. Il casco di realtà virtuale invece è un qualcosa che si indossa, che è un casco, che è qui. All'occorrenza qui è un HTC Vive, che ormai lo conoscete se mi seguite, che viene indossato e che offre un'immersione totale dentro il gioco, che ha però, a differenza del triple screen, un po' meno di gradi di visione panoramica. Stiamo parlando di circa 110-120 gradi, se non sbaglio. La prima cosa da tenere in considerazione prima di dire cosa è meglio è sicuramente il lato economico, cioè quanti soldi servono per comprare un triple screen oppure un casco di realtà virtuale, e qui anche dipende da quello che scegliete. Se voi partite da un triple screen 24 pollici 60 Hz 1920x1080, è ovvio che potreste aggirarvi intorno ai 600-700 euro. Un triple screen può costare anche 2000, 3000, 4000 euro, tutto dipende da che tipo di schermi che mettete in fila uno accanto all'altro. Io ho visto triple screen da 50 pollici, quindi immaginate il costo. E in più bisogna aggiungere il supporto per tenerli allineati e sostenere appunto questo triple screen. Quindi diciamo che mediamente un triple screen 27 pollici a 144 Hz con tre schermi da 1920x1080 può, diciamo, costare dai 1000 ai 1500 euro con il supporto compreso. È ovvio che dipende dal monitor che comprate. Un casco di realtà virtuale, parlando di vecchia generazione, attualmente l'HTC Vive e l'Oculus Rift si possono acquistare dai 400 dollari ai 600 dollari, se non sbaglio, dell'HTC Vive, e in più si trovano anche in promo. Quindi già c'è una buona differenza di prezzo, e diciamo che un casco di realtà virtuale comunque costa un po' di meno rispetto a un buon prodotto triple screen. Allora, perché scegliere un triple screen e un casco di realtà virtuale? Qui dipende tutto dalle vostre esigenze. Se per voi è più importante avere una qualità grafica da pazzi, con una buona fluidità, scegliete il triple screen. Perché? Perché quello che caratterizza un triple screen rispetto a un casco di realtà virtuale è il dettaglio grafico e la sua fluidità. Cioè, quello che vi offre un triple screen non ve lo può offrire in termini grafici un casco di realtà virtuale. Sì, perché? Perché il casco di realtà virtuale ad oggi, però, ragazzi, ad oggi, all'attuale tecnologia che ci presentano oggi, non è a livello del triple screen. Dentro si ha questa sensazione di avere un reticolo, ci sono dei giochi in cui c'è pixelatura dentro il casco di realtà virtuale, il che può infastidire alcuni, soprattutto quelli che sono sensibili al dettaglio grafico. Cioè, non mi importa a me avere dettaglio grafico o meno, le mie esigenze sono rivolte verso a un coinvolgimento. Io quando sono a Imola su una Ferrari, cioè non lo guardo più il pixel, lo dimentico rapidamente. Andrea, che è venuto qui, la sua prima sensazione è bello bello, però graficamente non mi piace, cioè mi dà fastidio, e a volte manca anche quella sensazione di nitidezza per le macchine che stanno un po' più lontane. Quindi anche qui è molto soggettivo, bisogna vedere le preferenze che avete appunto per scegliere se avere un triple screen o un casco di realtà virtuale. Quindi la bilancia in questo momento è un po' verso il triple screen, però veniamo ad altre cose. In termini di ingombro, un triple screen, ragazzi, ci vuole una postazione per tenerlo, se parliamo di simulazione di guida, ma anche di scrivania se lo utilizzate per lavoro, bisogna triplicare lo spazio necessario per permettere di poter posizionare i tre schermi, più il supporto e più triplicare i cavi, perché bisogna mettere tre volte i cavi per poterli collegare al PC.
Quindi l'ingombro è molto consistente rispetto a un solo schermo. Ed in più diventa praticamente fisso, non irreversibile, ma fisso. Cioè io non è che posso prendere i tre schermi, op, quando non li utilizzo li metto nel cassetto. A differenza di un casco di realtà virtuale, che io lo metto, lo utilizzo e quando ho finito posso metterlo in un cassetto. Cioè l'ingombro è questo. Se ci aggiungo i cavi, questo è l'ingombro. Quindi in termini di ingombro credo che il casco vinca. Se poi ci aggiungo che posso configurarlo, e qua parlo dell'HTC Vive, come vedete io ho installato i sensori di rilasciamento, che è l'unica cosa che bisogna installare in più, configurato il mio spazio di gioco, rimane fisso così, cioè non è che ho bisogno di tantissimo spazio, in più posso utilizzarlo in stand alone, cioè in una posizione fissa, cioè seduto, lo configuro, ci metto 2 secondi ed è fatta. Un'altra cosa da tenere in conto è sicuramente l'user friendly, cioè quanto è immediato utilizzare un triplo screen e un casco di realtà virtuale. Parliamo unicamente di configurazione per giocare. Io prendo il casco di realtà virtuale, configuro una volta sola lo spazio di gioco o se sono in posizione fissa, una sola volta, il sistema lo registra, finito. Avvio il gioco in realtà virtuale, metto il casco e gioco. Finito. Per quanto riguarda il triplo screen, esistono delle applicazioni che si chiamano per la Nvidia Nvidia Surround, e per quanto riguarda la di Radeon mi pare che si chiamano Eye Infinity. Vabbè, il mio inglese fa schifo. Eye Infinity sono delle applicazioni che si devono attivare e configurare per allineare le immagini dei tre schermi in modo tale che sia qualcosa di coerente quando sto giocando. Il problema è che se ci sono dei giochi che si giocano con un solo schermo, perché purtroppo non supportano il triplo screen, queste applicazioni vanno disattivate e quindi di conseguenza quando riattivo per giocare a un altro gioco devo di nuovo riconfigurare e diventa un po', scusate, ma palloso ogni volta riconfigurarlo, e quindi di conseguenza in termini di immediatezza può essere un po' fastidioso. È ovvio che per poter far girare tre schermi serve comunque una macchina abbastanza potente. Cioè, dipende anche se siete sui 144 Hz o sui 60 Hz, dipende anche dalla risoluzione, dipende da tantissime cose. Se io prendo un triplo screen, ragazzi, è perché voglio assolutamente avere il massimo dettaglio possibile, quindi ho bisogno di una macchina dietro che mi faccia girare i tre schermi senza nessun tipo di problema. Se parliamo di Nvidia, sicuramente una 1080 Ti mi serve, perché la farò pompare al massimo il dettaglio e cercherò di avere il massimo della risoluzione possibile. Altrimenti mi sto a un solo schermo, è ovvio. Certo che se poi non mi posso permettere di cambiare PC e di mettere dei componenti più potenti e con maggior prestazioni, è ovvio che dovrò comunque sacrificare qualcosa se la mia macchina è medio-alta. Un casco di realtà virtuale ad oggi con una 1070 normale e un PC che abbia le caratteristiche che ormai si trovano in commercio, cioè quello che ho presentato oggi, fanno girare la realtà virtuale, quindi in termini di prestazioni serve un PC meno potente per un triplo screen. Quindi già questa è un'altra cosa che va tenuta in conto. E poi l'ultima, ma non da meno, è il coinvolgimento. Partirei subito dicendo che il triplo screen è vero che offre qualcosa di comunque abbastanza speciale, nel senso che si ha questa sensazione di immersione che è completamente diversa da un solo schermo. Si vede scorrere il paesaggio, si ha questa sensazione comunque di essere in macchina ed è veramente qualcosa che è gradevole da vedere, però non offre quello che offre il casco di realtà virtuale. Intanto la messa in scala degli oggetti che si ha dentro il casco di realtà virtuale è talmente fatta bene, ragazzi, che sembra di essere dentro. Il coinvolgimento è mostruoso, io ho dedicato 2, 3, 4, non mi ricordo quanti video per cercare di trasmettervi le emozioni che un casco di realtà virtuale vi può realmente restituire. Il triplo screen, 4 schermi, 5, non ve lo dà, pure i monitor incurvati non vi daranno mai quello che vi offre un casco di realtà virtuale, ma mai. Quando mettete un casco sembra che siete dentro, siete catapultati in un nuovo mondo. Quando in un video in cui presentavo il casco di realtà virtuale ho cercato di far capire quali sono le sensazioni che provavo, mi ricordo ero al Mugello, sentivo il cinguettio degli uccelli e dicevo cavolo manca l'odore di gomma bruciata e di benzina. Cioè non dicevo così per dire, ragazzi, il coinvolgimento è spaziale, è spaziale, mostruoso. E quindi qua la vince a mani basse il casco di realtà virtuale. A livello di divertimento, sì, la pixelatura, la retinatura, quello che volete, la dimenticate, siete in pista, cioè è mostruoso.
Cioè, triplo, ma quale triple screen? Il casco di realtà virtuale è tutta la vita per il coinvolgimento e il divertimento. E non volete mai smettere. Per non parlare, ragazzi, che cambiate completamente il modo di giocare e di guidare. Cioè, se siete nella macchina, quindi potete cercare il punto di corda, potete essere molto più precisi nella guida, cosa che con il triplo screen non ce l'avete, queste cose qua. Cioè, è bellissimo un triplo screen. Però a livello di giocabilità, di coinvolgimento, il casco di realtà virtuale la vince a mani basse. C'è un piccolo appunto comunque da fare, è che il casco di realtà virtuale può comunque creare problemi in termini di salute, diciamo così, cioè può creare nausea, motion sickness. E per approfondire l'argomento vi invito a vedere i video sul canale che ho postato un po' di tempo fa in cui spiego che cos'è la motion sickness, quali sono gli effetti e anche alcuni rimedi. Quindi vi invito ad andare a vedere questi video qua, in cui spiego bene che cos'è. Quindi l'unico bemolle può essere questo. Quindi, facendo un'analisi di tutto quello che ho detto, perché sono chiacchiere fino adesso, pur essendo mie opinioni personali rispetto a quelle che sono le mie esperienze personali, prima di fare una scelta tra triplo screen e casco di realtà virtuale, bisogna identificare quali sono le proprie esigenze. Se siete una persona che assolutamente la grafica viene prima di tutto e la fluidità viene prima di tutto, triplo screen. Se invece riuscite a sacrificare un pochettino di grafica e cercate il coinvolgimento, il divertimento, le emozioni pure che realmente un simulatore dovrebbe dare, senza ombra di dubbio il casco di realtà virtuale. E non parlo di ingombro, di costi, realmente ragazzi, il casco di realtà virtuale è tutta la vita. E se posso permettermi di fare un appunto rispetto a quello che sarà il futuro, ad oggi graficamente i caschi di realtà virtuale sono sicuramente inferiori oggi. Ma siamo nel 2018 e come avanza questa tecnologia? Il Pro sta per uscire dall'HTC Vive e hanno già migliorato, credo, del 60% in termini di dettaglio grafico. E sicuramente la tecnologia andrà avanti anche per ridurre gli effetti della motion sickness. Il futuro è la realtà virtuale, ragazzi, non ci sono dubbi. Quindi, cosa è meglio, triplo screen o casco di realtà virtuale? Senza nessun problema, ve lo dico, il casco di realtà virtuale. E quindi su queste mie opinioni, che sono totalmente opinabili, vi invito a lasciarmi un commento per dirmi cosa ne pensate. Se non l'avete fatto, ragazzi, andate a provare un casco di realtà virtuale ed iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto e se il video vi è piaciuto, come al solito, un pollicino in su. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto. Ciao!